Questo esercizio non c'entra niente con la gravitazione di Newton, ma riguarda soltanto il calcolo della densità del Sole e della Terra. Questo esercizio è utile per far vedere come spesso, quando si devono confrontare due grandezze fisiche, due valori, in questo caso le densità del Sole e della Terra, non sia necessario eseguire i calcoli precisi e calcolare proprio i valori di densità dei due oggetti, dei due corpi, ma se si è interessati soltanto al confronto tra i due, si può procedere attraverso il rapporto delle densità e il calcolo viene molto più semplice. Quindi l'utilità di questo esercizio non è per la gravitazione di Newton, ma è per far vedere un procedimento veloce che consiste nel calcolare i rapporti quando si devono confrontare due grandezze fisiche. Allora, vediamo come si calcola la densità del Sole, massa Sole diviso il volume del Sole, e quella della Terra, lo stesso, massa della Terra diviso il volume della Terra. Il volume di una sfera è 4 terzi pi Gregor al cubo, quindi densità del Sole, massa Sole diviso 4 terzi pi Gregor, raggio del Sole al cubo, densità della Terra, massa Terra diviso 4 terzi pi Gregor, raggio della Terra al cubo. Ma non è necessario eseguire questi calcoli, sarebbero complicati con tutti i numeri astronomici, la massa del Sole e così via, dal momento che noi invece vogliamo soltanto calcolare il rapporto tra la densità del Sole e della Terra. Quindi eseguiamo il rapporto tra questa formula qui e quest'altra, e nel rapporto 4 terzi pi greco si semplifica, rimane il rapporto tra le masse, massa Sole e massa Terra, e il rapporto inverso tra i raggi al cubo, quindi il raggio della Terra e il raggio del Sole, rapporto inverso al cubo. Ora, la massa del Sole è circa 300.000 volte la massa della Terra, e quindi questo rapporto fa 3 per 10 alla quinta approssimativamente. Invece il raggio del Sole è circa 100 volte il raggio della Terra, se non ricordo male sono circa 109 volte. Quindi il rapporto tra il raggio della Terra e il raggio del Sole fa un centesimo, più o meno, quindi 10 alla meno 2. 10 alla meno 2 da elevarsi al cubo. Il risultato finale del rapporto tra le due densità è quindi 3 per 10 alla quinta per 10 alla meno 6. E questo calcolo è 3 per 10 alla meno 1, 0,3, che è circa un terzo. Quindi vuol dire, senza fare tanti calcoli complicati, ma soltanto il rapporto tra le densità, vuol dire che la densità del Sole è approssimativamente un terzo della densità della Terra.